Salve a tutti, benvenuti in un nuovo vlog. Siamo in una location un po' strana, sperando che il cellulare non cada. Sono nel bagno del lavoro e mi sto finendo di dare non una truccata veloce, super flash, perché stiamo andando, come avrete capito dal titolo, alla festa celtica che sta organizzando la Rezzo Celtic Festival. Ne stiamo organizzando più di una all'anno. Ne organizziamo per ora confermate tre, però speriamo di riuscire a fare anche la quarta data per Samhain. E quindi niente, mi sto appunto truccando in 30 nanosecondi perché sono stata al lavoro stamattina, perché è venerdì, e sono uscita praticamente quando gli altri sono rientrati dalla pausa pranzo e mi do una truccata veramente in 4 secondi e poi andiamo, perché voi siete precari? Fortunatamente no. E non voglio fare tardi, ma ovviamente facendo tutto all'ultimo secondo è già tardi, ma vabbè. Poi nel caso il trucco me lo rifaccio meglio quando arrivo là. Dopo che fatti i miei annunci, perché alle 3:30 inizia la festa e io alle 3:30 dovrei essere già là. Ma devo passare per vedere anche un paio di persone, quindi buon, vediamo. È il trucco più scrauso che abbia mai fatto, penso, in tutta la mia vita, se non nella challenge, quella mi trucco in 3 minuti. Sorvoliamo, ci vediamo dopo. Sono quasi le 7, ma nonostante questo purtroppo non c'è gente e tutti si stanno finendo di montare perché c'è stato il lubrifarage fino a pochissimo tempo fa purtroppo. E quindi niente, oggi penso andrà un po' così, però sicuramente domani e dopodomani hanno messo tantissimo sole. Io comunque cercherò di fare qualche ripresina, però purtroppo oggi tutti gli eventi che erano in programma stanno facendo soltanto i matrimoni, appunto, purtroppo così. Oggi è sabato, il secondo giorno della festa e abbiamo un ospite speciale. Ciao. Di dove sei stata a dormire ieri sera? Ieri la mia nipotina è rimasta a dormire a casa e quindi eravamo noi quattro, ma c'erano altri posti letto, questa è la cosa. Anche oggi il tempo non è bellissimo, ancora è mattina presto, quindi speriamo che venga tanta gente oggi a godersi la nostra festa. Ci dica, ma sta facendo il video? Cioè, in realtà non lo so, magari te lo faccio domani. Questa sarà la mia personalità da qui a domani sera, quando finisce? Da mezzanotte. Te, questa è la tua invece? Che cosa? Personalità. Sì, io sono un Witcher. Grazie, perché vuoi vedere la mia la personalità. Ah, questa qui è quella della Francesca, invece la personalità. Personalità panzerotta. Esatto, personalità panzerotta. E ora ti faccio vedere la mia, se mi dai la cosa, la viscera. Io sono un Witcher, scopo tanto e ammazzo. Cri, l'avevo messo su YouTube. Taglia. Mi piace pulire i pavimenti. Ambrosia Russia. Devo rifarla? Sono un Witcher. No, finirai così. Io caccio mostri. Caccio mostri. No, caccio. Taccio i mostri. Fra 5 minuti ci sarà l'accensione dei fuochi sacri.
Quindi vi invito a riunirvi al centro del campo in modo da poter festeggiare tutti quanti insieme questo Beltane 2024. Unione del Dio e della Dea. Bell'esame. Oggi vanno uniti. Davanti a noi c'è un giovane calciatore, bramoso, e la sua sfida. Terzo ed ultimo giorno qua all'Arezzo Celtic. Oggi finalmente c'è una bellissima giornata, c'è tanta più gente rispetto a ieri. Abbiamo una Sabina che è collassata, un Alessandro che è un Alessandro. Io sono Alessandro oggi. E niente, vi riprenderò un po'. Oggi faremo anche il palo di maggio, quindi non vedo l'ora di riprendere anche questo. Qualcuno ha già scelto! Qualcuno di voi questa sera sarà molto fortunato! Con lo sfondo del palo di maggio di sede, sì, ci mangiamo i nostri soliti gnocchetti. Sono a casa e sono esausta, veramente, sono al limite. La festa purtroppo non è andata benissimo, non c'è stata una grandissima affluenza come avete visto. Sono state tante cause, una legata all'altra, dal cattivo tempo, al non magari aver pubblicizzato come facciamo solitamente per i Celtic, con cartelloni pubblicitari o altro, l'affluenza sta veramente, veramente poca, ma questo non ci ha assolutamente impedito di divertirci, perché dirmi che mi sono annoiata a questa festa, che non ho passato dei bei momenti, sarebbe una bugia esagerata. Quindi niente, anche se era finita presto, sono le 10 e sono già a casa, e mi è dispiaciuto molto. Sentite il rumore delle ciotole dietro, perché ovviamente i nanerottoli devono assolutamente mangiare, anche perché da stamattina, anzi da oggi a pranzo che non li vedo. Spero di essere riuscita a trasmettervi qualcosa. Purtroppo, come al solito, non ho potuto fare grandissime riprese perché sono sempre impegnata in altre 40.000 cose, e a volte ho anche da parlare con persone che spesso mi vengono a trovare per stare un po' a questa festa. E quindi niente, spero che il video, anche se forse un po' breve, vi sia piaciuto. Io vi auguro una buona notte, perché adesso io vado a farmi una doccia e poi a dormire. E niente, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!